Musica e solidarietà al Locomotive Jazz Festival, ideato e diretto da Raffaele Casarano e attualmente in corso a Sogliano Cavour, dove tra i diversi appuntamenti si è svolto il concerto degli Avion Travel. E siamo molto orgogliosi di poter ospitare per anche quest'anno il Locomotive, è una scommessa vinta, perché fin dal primo anno del nostro insediamento il Locomotive è ritornato a Sogliano ed è ovviamente una grande opportunità per il nostro paese, una bella vetrina per Sogliano, c'è il coinvolgimento di un'intera comunità nonostante i sacrifici che tutti i cittadini stanno facendo, perché accogliere e organizzare dal punto di vista logistico una manifestazione così impegnativa è davvero un grosso sforzo. Si tira di punta e di taglio con quest'altra mano che tiene da sola le sue distanze. Sul palco sono tornate a raccontare e raccontarsi attraverso i loro arrangiamenti raffinati, un significativo e sorprendente progetto di produzione e ricerca che rielabora e propone un repertorio incentrato sui nuovi linguaggi e tecnologie. La musica come sempre ha a che fare con il sociale, come essendo un messaggio universale, per cui noi questa sera siamo ben contenti di poter realizzare questo concerto insieme agli Avion Travel e la Medit Orchestra, e l'intero incasso devolverlo al Polo Pediatrico del Salento, appunto a Triacord. Tanta solidarietà quindi, ma tanta buona musica in questa 18ª edizione del Locomotive Jazz Festival, che quest'anno si sta svolgendo tra Melpignano, Sogliano e San Cataldo, dove si terrà l'evento conclusivo con il concerto di Annalisa alle prime luci dell'alba dell'8 agosto.